Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, sono il vostro Franco92 e oggi siamo qui con un nuovo unboxing e recensione. Questo video è in collaborazione con Ludos, che ringrazio tantissimo per avermi inviato queste fantastiche cuffie in ear. E quindi ragazzi, andiamo subito ad effettuare l'unboxing e poi vi parlerò di queste stupende cuffie. Dunque ragazzi, queste sono le cuffie, si presentano così in un cofanetto di metallo. Una confezione abbastanza ben strutturata e ben fatta. Qui dietro troviamo tutte le caratteristiche tecniche delle cuffie e qui davanti appunto il marchio Ludos con l'immagine delle cuffiette del colore che appunto noi abbiamo selezionato. In questo caso a me piaceva molto il colore blu, quindi ho preso quelle blu. Ma vediamo cosa c'è all'interno. Allora, per primis possiamo notare che appunto c'è già una confezione, un'altra confezione però morbida in questo caso, sempre dello stesso colore delle cuffie, in questo caso blu, dove all'interno possiamo riporre le nostre cuffiette, molto utile secondo me. Poi cosa abbiamo? Abbiamo altri gommini di diversa taglia. Però c'è da specificare che questi gommini qui non sono in materiale memory foam come quelli che sono applicati già nelle cuffie, ma sono semplicemente in gomma. Successivamente abbiamo il libretto con le istruzioni e il logo della Ludos che potremo impiccicare dove vorremo. E queste sono le nostre cuffie. Parlando delle cuffie, ragazzi, si presentano così, hanno innanzitutto una cosa molto importante, questo cavo che è praticamente anti-ingarbugliamento. È un cavo in treccia, molto molto bello. Inoltre le cuffie sono dotate di magneti, infatti guardate. E questa cosa è molto utile soprattutto quando le andiamo a posare o le mettiamo ad esempio intorno al collo. Poi abbiamo appunto come vi dicevo in precedenza questi due cuscinetti in memory foam, quindi se andranno ad attaccare al vostro orecchio, anzi ad inserire nel vostro orecchio senza nessun particolare problema perché appunto ad apprendere la forma totale del vostro padiglione auricolare. E tra l'altro ragazzi le ho indossate per diverse ore mentre giocavo in gaming e anche per ascoltare musica e vi posso dire nell'utilizzo di circa 2-3 ore non mi hanno mai dato fastidio. L'unica cosa che vi tengo a puntualizzare è che una volta che uscite, diciamo, l'auricolare dall'orecchio dopo tante ore sentirete una sensazione di calore. Poi, guardando meglio il cavo, avremo il connettore jack che tra l'altro coperto anche da questo piccolo tappuccio, mentre questi invece sono i controlli delle cuffie. Cosa serve per e alzare o abbassare il volume, mentre questo invece serve durante le chiamate per appunto rispondere e chiudere la chiamata. Poi non so se ci sono altre feature con altri software e programmi vari, però principalmente serve per questo. E allora ragazzi, questo è l'unboxing. Ora vi parlerò meglio di queste cuffie. Ragazzi, ma andiamo al sodo. Come si sentono queste cuffie? Vi parlo della mia personale esperienza. Premetto che non sono un audiofilo, ma un semplice utilizzatore come tutti voi. Inizialmente ero abbastanza scettico. Pensavo a delle semplici cuffie con i classici bassi pompati al massimo, con l'audio ovattato, dalla qualità costruttiva abbastanza cinese. E invece no, ragazzi. Sono rimasto abbastanza basito per la qualità dell'audio e costruttiva comunque del prodotto in sé. Un audio veramente ben fatto con dei bassi che comunque sono presenti, tuttavia non sono invadenti. A mio parere c'è un buon equilibrio tra quelli che sono i bassi, i medi e gli alti. Quindi, sommariamente, suonano abbastanza bene queste cuffie della Ludos, anche considerando quello che è il prezzo. Inoltre le cuffie hanno dei cuscinetti in memory foam. Questa cosa significa quindi? Significa che le potete indossare per ore e ore e non vi daranno fastidio. Oltre al fatto che queste si adatteranno nella miglior maniera possibile al vostro orecchio. Io personalmente le ho utilizzate in diverse ore di gioco senza avere mai problemi. Ed inoltre comunque riescono anche ad isolare in una maniera abbastanza buona dal rumore esterno. Quindi se qualcuno vi chiama dalla stanza accanto non lo sentirete. Un'altra comodità è il cavo in treccia, perché io
Ragazzi, io amo i cavi in treccia perché questo consente di non avere il classico groviglio di cavi quando li mettete in tasca, quando li conservate. Semplicemente, ragazzi, li prendete, li sfilate e già avete il cavo ben fatto, ben sfilato, pronto all'uso. Inoltre è anche presente una comodissima confezione barra bustina, busta in tessuto morbido che comunque vi permette di conservare al meglio le vostre cuffie. Io personalmente le ho utilizzate soprattutto in ambito gaming, ma le ho utilizzate anche su smartphone per ascoltare un po' di musica, guardare qualche video su YouTube. E sapete, ragazzi, le ho quasi preferite alle mie Logitech G533. Per intenderci queste. Ma le ho quasi preferite anche alle classiche cuffiette in ear della Sony. Sapete quelle cuffiette da 10 euro che comunque suonano benissimo? Ecco, proprio quelle. Naturalmente, ragazzi, le ho anche provate in chiamata e su Discord dallo smartphone, perché ovviamente su PC non potevo utilizzarle. E chi mi ascoltava naturalmente mi ha detto, confermato comunque di sentirmi abbastanza bene, quindi lato microfono. Difatti, ragazzi, vi lascio anche una clip audio per farvi capire come si sente, giudicate voi stessi. Ciao ragazzi, questo è un test audio del microfono delle cuffiette in ear della Ludus. Ditemi voi come si sente. Ascoltate la qualità del microfono, parliamo di quelle che sono un po' i conti di questa cuffia. Purtroppo non è presente uno sdoppiatore jack, in modo da poter utilizzare queste cuffiette al meglio anche sul computer fisso. Infatti comunque mi dispiace veramente di questa cosa. Ed inoltre, una cosa più soggettiva che oggettiva, è che piuttosto che avere una confezione morbida in tessuto dove conservare le cuffie, ne avrei preferita una un po' più rigida. Ma ragazzi, vi ripeto, è una cosa personale. Inoltre sono anche comodi i magneti presenti nelle singole capsule auricolari, che permettono appunto di appendere le cuffie al collo in una maniera incredibile e molto comoda. E quindi, ragazzi, cosa dirvi? A mio parere Ludus ha lasciato il segno con queste cuffie. E se state cercando comunque delle cuffie spendendo molto poco per un uso generale che va dal gaming alla musica, per usarla anche su smartphone, queste secondo me sono delle cuffie che fanno a caso vostro. E Ludus ci ha veramente azzeccato, soprattutto per il prezzo di vendita. Naturalmente troverete il link giù in descrizione. Ringrazio nuovamente la Ludus per avermi offerto queste fantastiche cuffiette in ear che utilizzerò tanto. E come sempre, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace o un dislike se non vi è piaciuto. Commentate e ditemi cosa ne pensate anche voi. Iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!